Il centro Salus Metauro di Fano è da tempo impegnato nella definizione e nella messa in atto di progetti specifici rivolti all'invecchiamento sano. La struttura in questo non vuole essere in competizione con il sistema sanitario marchigiano, ma essere utile ad esso. Ma è possibile invecchiare bene? Invecchiare, cioè in età adulta, se non giovanile, per prepararsi a una buona vecchiaia? È proprio partendo da questo interrogativo che è stato messo a punto l'iniziativa di giovedì 5 febbraio. Nella sala riunioni della Salus Metauro di Fano il tema trattato è il significato della prevenzione per invecchiare bene. Dottore, l'anziano diventa sempre di più un paziente bersaglio per tutta una serie di motivazioni, l'innalzamento della longevità della popolazione italiana, le Marche soprattutto che sono tra le prime regioni come longevità, quindi un'azione ben mirata verso un paziente particolare. Sì, sta cambiando lo scenario, come vediamo tutti, lo vediamo non solo sotto l'aspetto sanitario, ma soprattutto sotto l'aspetto sanitario, proprio la popolazione cambia. Cambia le esigenze, cambiano le necessità e secondo noi anche la sanità deve adeguarsi forse un po' più rapidamente di quello che purtroppo avviene. Ricordiamoci che noi viviamo in un territorio che ha una sanità pubblica che funziona e quindi, ripeto, non è che stiamo parlando di cose assolutamente fuori dalla qualità. Diciamo che comunque ci sono dei miglioramenti che secondo nostro avviso devono essere apportati alla gestione dei pazienti anziani e proprio questa è l'occasione che noi abbiamo colto attraverso la presenza e la consulenza del professor Trabucchi, che è forse il numero uno della geriatria, diciamo così. Piccola parentesi, professore e ordinario di neuropsicofarmacologia a Tor Vergata Roma e il coordinatore del progetto geriatria all'Università di Brescia ed è proprio quella figura professionale in grado di raggruppare, di saper integrare tutto ciò che nella sanità gira attorno al cambiamento e all'invecchiamento. E quindi attraverso lui presentare questo nostro nuovo progetto che vuole essere di integrazione sul territorio e quindi di, come posso dire, ulteriore ampliamento dell'offerta al paziente. Ecco, il paziente anziano è un paziente, diciamo così, delicato, definito in termini medici, perché è un politrattato, ha tante patologie che confluiscono e quindi è sovente soggetto di sindromi polifunzionali, quindi è una gestione particolare quella dell'anziano. Ma penso che lei abbia già detto con queste quattro parole, sembra un medico. Ecco, sì, sicuramente il principio è quello di riprendere una gestione, vorrei dire, d'insieme del paziente, perché il paziente d'argento, il paziente anziano, ha necessità di essere gestito nel suo insieme. E oltre alle difficoltà proprie della multidisciplinarietà, c'è un problema anche talvolta di difficoltà logistica, dello spostamento, del peso, diciamo, di tipo logistico sulla famiglia, quindi ci sono un sacco di elementi da prendere in considerazione che devono essere proprio, come posso dire, valutati e sviluppati in un'offerta di un certo tipo alla persona anziana. Ecco, anche l'iter familiare svolge un ruolo importante nella gestione del paziente anziano. Assolutamente, ricordiamoci che ci sono famiglie che sono talvolta pesantemente condizionate per piccoli esami diagnostici, talvolta per problemi più importanti e quindi la necessità di rivedere in una logica non centrale all'erogatore del servizio della prestazione sanitaria, ma centrale sul paziente, la presentazione di tutte le prestazioni credo che sia fondamentale, insomma bisogna aggiornarsi su questo. Allora, il centro medico Salus amplia la sua gamma di servizi verso un paziente che diventerà in prospettiva sempre più importante. Sì, noi abbiamo due progetti in progettazione che troveranno risposte dal mese di marzo. Uno riguarda appunto le persone anche giovani che vogliono mantenere la loro salute a termini positivi e quindi c'è tutta una verifica per quanto riguarda dal settore cardiovascolare, eccetera. Quindi è un progetto che vuole dare una risposta completa per evitare che il paziente debba andare
in una città, poi un'altra, fare le file e quant'altro, quindi riuscire, venendo al centro, trovare le risposte che necessita. Il centro, già come ha detto il Presidente Valazzi, è un centro che si colloca nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, cioè non è in competizione col pubblico, anzi io sono del parere, come il dottor Carlo, che la sanità è pubblica. Però c'è un arricchimento che il privato può e deve dare insieme al discorso pubblico. Allora dov'è che noi vogliamo intervenire? Intanto, per quanto riguarda la ratio del progetto, qual è? È la prevenzione, è importante per una buona vecchiaia. Cioè la vecchiaia è buona se noi la salute la tuteliamo fino a quando c'è. E quindi per questo lo stesso, con un progetto completo, abbiamo chiamato uno degli esperti a livello nazionale, credo che vada per la maggiore, il professor Marco Trabucchi, per vedere insieme le caratteristiche di questa equipe e di quello che va fatto, proprio per arrivare a dare queste risposte, cioè con un'ottima prevenzione noi possiamo preparare una buona vecchiaia, e credo che questo sia importante. Quindi questo centro vuole realizzare per quello che serve per dare delle risposte alla popolazione. Quindi vediamo se riusciamo a farlo. La volontà c'è, e anche l'equipe medica che sarà preposta per questo tipo di progetto risponde alle caratteristiche che ci siamo detti. I modelli organizzativi delle strutture di offerta devono poi di la persona. Professore, il paziente geriatrico ha necessità sempre di essere approcciato a più livelli e con più conoscenze e più competenze. Quali sono in questo momento le necessità, allo stato attuale e anche a livello scientifico, per il paziente anziano? Prima possiamo dire le necessità per il cittadino anziano, perché prima di diventare paziente, se noi facciamo seriamente una politica preventiva, il cittadino anziano ha bisogno di qualche cosa. Allora, schematicamente, come possiamo riassumere le esigenze? Una esigenza di stile di vita: uno deve adottare uno stile di vita attivo, attivo sul piano fisico e attivo sul piano psichico. Questo è importante sapere, che non è mai troppo tardi. I nostri ascoltatori devono sapere che anche a 80 anni è possibile cambiare stile di vita. Quindi una vita attiva sul piano fisico, camminare. È importante, certo, andare in palestra se uno ha la possibilità, ma è molto più importante girare per le strade, anche perché in cammino muove non solo le gambe, ma muove anche le braccia, muove anche il cuore, eccetera. Quindi, e poi muove la testa, perché uno si viaggia per la strada, si vede, interessa, incontra persone. Secondo aspetto, appunto, l'attivazione psichica. Fare, leggere, avere affetti, la persona sola, e qui purtroppo entriamo in un campo drammatico della terza età, la persona sola avrà anche scarse stimolazioni fisiche e psichiche, non ha interesse ad uscire di casa, perché devo uscire di casa se sono solo, se non ho nessuno da incontrare. E poi vi sono invece gli interventi più di tipo tecnico, quelli legati all'alimentazione, al sovrappeso, alla sospensione del fumo, e poi la prevenzione delle classiche malattie, le malattie cardiovascolari, le malattie dell'encefalo, le malattie endocrine, i tumori. Ecco, in questa prospettiva l'apertura di un centro che si faccia carico dell'accompagnamento nel tempo delle persone che hanno dei problemi è fondamentale, perché cambia la prospettiva. Persona anziana, ma forse anche tutti noi, abbiamo bisogno di avere qualcuno che ci accompagni nei momenti della difficoltà. Ecco, la prevenzione è possibile anche in una popolazione anziana, diciamo così. Eh sì, come dicevo prima, anzi,
da ogni punto di vista non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi nel camminare, non è mai troppo tardi nel avere una dieta adeguata, nell'avere interessi, e anche non è mai troppo tardi rivolgersi a un medico per problemi cardiovascolari. Per esempio, noi oggi sappiamo molto bene che un paziente anziano con lo scompenso di cuore una volta viveva pochissimo tempo dopo la diagnosi. Oggi vive 5 anni contro un anno. Ecco, e quindi, capite, sono tutto merito di un intervento che è metà curativo e metà preventivo insieme, curativo per l'immediato e preventivo per il peggioramento. Ecco, 5 anni di vita sono tanti. Una persona affetta da una broncopneumatia cronica è lo stesso. Oggi si possono evitare le ricadute, si possono evitare le recidive e quindi uno stato di grave disagio ed anche ricoveri ospedalieri, che quando è possibile evitarli è un grande obiettivo, perché non solo costano la collettività ma costano ancora di più al cittadino. Ecco, forse l'utilizzo di un sano stile di vita e di alcuni accorgimenti in ambito alimentare possono ridurre anche l'apporto farmacologico in un paziente così importante. Certo, tutto si fanno interventi che servono a rallentare, quando è possibile, chiaro, non siamo qua a proporre modalità misteriose, quando è possibile rallentare l'intervento di tipo più tecnico. E quindi anche, per esempio, questo, no, non oserei dire abuso di farmaci perché la parola abuso è sempre spiacevole, un uso di farmaci magari necessari, ma che se uno si svegliava prima, adottava dei criteri preventivi, magari non sarebbero stati necessari. Lo stesso per i ricoveri ospedalieri, come dicevamo prima. Il ricovero ospedaliero è, quando c'è bisogno, è assolutamente necessario, perché è solo l'ospedale che può rispondere a certe esigenze. Però se noi preveniamo le malattie, preveniamo l'aggravamento dei sintomi e delle condizioni generali, si può anche ridurre di molto l'intervento dell'ospedale. Ecco, l'altro, diciamo, problema, chiamiamolo così, del paziente anziano, del cittadino anziano, oltre all'apparato cardiovascolare, respiratorio, anche l'osteoarticolare, un organo bersaglio, diciamo, che necessita sempre di maggiore attenzione. Tutto necessita di maggiore attenzione, di prevenzione. Anche qui l'attività fisica è importantissima per il mantenimento di un apparato osteoarticolare funzionante, per la prevenzione dell'osteoporosi. Per la prevenzione dell'osteoporosi si fa certamente con i farmaci, ma si fa certamente anche con l'attività fisica e con la dieta. Ma lo stesso poi, tra le cose importanti che non abbiamo citato fino adesso, vi è tutta la problematica delle demenze, dei deficit cognitivi, delle perdite di memoria, un altro ambito nel quale la prevenzione può esercitare significativi miglioramenti della condizione del paziente.